Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video chiacchiericcio. Allora, questo video chiacchiericcio è per parlare un po' con voi. Allora, innanzitutto volevo chiedervi soprattutto se vi piacciono i miei video e se vi interessano, perché continuerò a fare quelli di make up, ma anche video sempre come questo. E niente, PS, se sentite rumori di sottofondo e la lavatrice, quindi tutto sotto controllo, tutto a posto. E niente, oggi non mi sono truccata per nulla, però vabbè, dettagli e nulla. Quindi, sperando che non si sentano troppo forte sul rumore della lavatrice. Oggi sono andata a fare un po' di spesa, non ho fatto video sulla spesa perché non stavo bene, anche oggi proprio KO del tutto, però vabbè, il resto sono riuscita a pulirmi la casa, a lavare i piatti. Non ho fatto il video pulizia, ragazzi, perché non era a caso, non me la sono sentita, però ho voluto solamente stare un po' con voi fino adesso, prima stavo guardando la televisione, guardando, chattando un po' al telefonino, e poi adesso, e comunque a registrare un video per voi. E non ho fatto chissà che video oggi, a parte questo, perché oggi volevo un po' parlare adesso in questo momento con voi, e quindi eccomi qua. Quindi nulla, non ho fatto nulla di speciale oggi, non ho fatto nulla di che, appunto, però sì, diciamo che sono uscita di casa per parlare, allora sono uscita di casa per fare la spesa, fare commissioni, e lunedì, anzi domani, devo pulire di nuovo la casa, quindi io non ho finito, perché devo spolverare tutto quanto, e lunedì non lo so ancora cosa farò, non ho idea, quindi vabbè, si vedrà lunedì. Che fare, vabbè, e niente. Nel frattempo le unghiette mie si stanno mezzo rovinando, non so se le ho notate, però vabbè, niente. Ciao, non lo so perché si stanno rovinando completamente. Già, quindi a sto punto direi che possiamo dire, non è che durano tanto, però vabbè, io sto cercando di non prendere colpi, perché è importante non prendere colpi alle unghiette mie, però non riesco, vabbè, dovrei anche lavare i piatti, anzi i piatti, cosa sto a dire, l'ho lavati, però boh, non lo so, pare che non resistono agli urti dei piatti, non lo so cosa, vabbè, non importa. Vabbè, in qualche modo devo aiutare mia nonna, non posso mica stare ferma come un mulo senza aiutarla. Certo, devo essere lì a darle una mano, non posso mica, e vabbè, questa è la vita, ragazze, purtroppo è così. Anzi, per fortuna che c'è mia nonna, che la voglio tanto bene. E niente, intanto la lavatrice è già finita, e niente, mentre la lavatrice finisce, io sto qua che credo con voi. Quindi non lo so, ragazze, mi sa che io oggi ho fatto tanto. Il mio outfit di oggi è questo, non è più quello dell'altro giorno, perché mi ha fatto ovviamente, come tutti i giorni, una bella doccia, una bella sana doccia. Mi ho lavato i capelli, ovviamente. Non mi sono truccata, però ho fatto almeno questi, me le ho un po' spinzettate. Spinzettate, sì, vabbè, pinzettate da una parte all'altra, anzi, sono ricorsa dal residista a farmi pinzettare, cioè, precise, perché non potevo stare mica così, perché mia nonna ultimamente ci vedeva un po', quindi me le vorrei fare anche lì, però di solito andiamo dal residista a farmele fare, come appunto vi stavo dicendo.
non lo so, forse oggi dovevo appunto andare dal dentista, non sono andata, no? Che sto di nuovo, vabbè. Scusate, ero con la mente da un'altra parte e stavo parlando nel frattempo con voi, bah. No, stavo pensando a un'altra cosa che non mi ricordavo più dell'esitista, però boh. Ah sì, una volta queste qui vanno male, come unghie volevo dirvi questo, mi sto dimenticando di dirvi questo. Devo andare a rifarle, ma non so se le rifaccio così o se me le faccio da sola, vedete? Sono belle per carità, però andrebbero fatte più spesso. Ma io non so se me la sento di farle, boh. Tanto che mi assistiamo un po' e nulla, quindi praticamente sono con questo outfit che vabbè, mi metterò una foto qui casomai, perché non voglio fare l'outfit, l'abbigliamento, non l'outfit, si dice adesso l'abbigliamento del giorno d'oggi, del giorno che si è fatto l'abbigliamento, vabbè, io sono da stamattina in questo abbigliamento e quindi nulla. Mi metterò questo outfit proprio da questa parte qui, perché adesso non mi va di alzarmi, quindi casomai mi metterò la foto e niente. Me la metterò appena ho finito di registrare questo video. E poi mi metterò anche la borsa, che ovviamente non mi va di farvi vedere adesso, dove la faccio vedere la borsa, dai. Cosa ho mangiato a mezzogiorno? Nulla di speciale, una semplicissima pasta al prosciutto con la panna, buonissima, che gusto, dalle cassi baffi. E poi ho mangiato un kiwi a merenda, molto buono, direi squisito, saporito e succoso, molto buono. Basta che YouTube non banni il video perché ho detto una cosa che non dovevo dire, però speriamo di no, speriamo di no. Già. E niente. Allora, cosa volevo dirvi? Nulla, fatemi sapere voi come avete passato il Capodanno e l'Epifania. Io ho passato tutto bene il Capodanno e anche l'Epifania. Perché no? È passata benissimo. Non mi sono truccata tanto per Capodanno, però un trucco lo volevo fare, ma alla fine ho rinunciato a fare tutti i trucchi del Capodanno. Pazienza, dai. Sarà per il prossimo anno, sempre se riuscirò a farli, perché non è detto. Cioè, non è detto, non è detto, non è detto. Però vabbè, ci voglio provare. Perché sono tutti trucchi molto belli da fare. Anzi, me l'ho appuntato alcuni sulla mia agenda che trucchi voglio fare, ok? Me l'ho appuntato per modo di dire che mi ho appuntato il tipo di trucco che voglio realizzare. Non sono sicura del trucco che ancora andrò a fare, però voglio riuscirci in qualche modo, ok? Eccomi qua. Allora, ragazzi, scusate, ero stata interrotta la mia nonna. E quindi adesso devo ricominciare, nel senso che devo ripetere cosa io ho detto, non so, non mi ricordo neanche più dove ero arrivata. Però vabbè. E ero arrivata? Ah sì, praticamente, sì, io ho scritto qualcosa sul trucco, però non del tutto, perché il discorso me lo devo ancora finire di scrivere, ma non so neanche se me lo scrivo meno, ma boh. Ho sentito dire da qualcuno di voi sotto i commenti, fai come ti senti inerente a YouTube. Boh, vabbè. Lo so, non ci devo rimanere male, ma non ci rimango male di nulla, ragazzi. È vero, io chiedo consigli e poi, come alcuni dicono, me ne sbatto le scatole dei consigli. Se è vero, è vero, però è il fatto che sono in una situazione di un po'. Ho dei momenti no, ma non per il via di YouTube, perché raga, ho dei momenti no che non sto qua a rivelare il perché,
L'ho anche accennato in altri video, ma non voglio di riaccennarvelo, perché non me la passo bene con delle cose che ho all'interno di me. Non parlo di YouTube, ho delle malinconie che appartengono un po' alla sofferenza della perdita per mia madre. Voi dite, ma che cacchio c'entra con YouTube? Sì, è vero, non c'entra niente con YouTube, però non voglio dire, non voglio fare la immatura, la ragazzina, la stupidina, però ogni tanto viene a pensare a mia madre, non è una cosa da poco, anzi ho quasi sempre, io ce l'ho nel cuore mia madre, come penso tutto io nel cuore dei nostri parenti, nel cuore, però quando io non mi sento sicura di me stessa, penso a mia madre, non penso a YouTube e quindi mi viene un po' di star male, di malessere, per non dire quasi attacchi di panico, però vabbè, dettagli, niente. Solo per dire che io sto bene solamente quando prendo determinate cose, cioè le mie cose. Non sto a dirvi di qualche cosa o per come. Sì, mi sto curando, però vado da una. Vabbè, raga. Sì, vado dalla dottoressa che mi tiene in cura, ma non voglio dire di cosa si tratta, perché già l'avete capito. Scommetto che già lo sapete di cosa si tratta. Quindi immaginate il perché io a volte sto male dentro di me e mi devo dare una ripigliata. Lo so, il mio carattere non è facile per nessuno, però chi mi conosce bene, che mi stima, che mi vuole bene e chi ha fede in me, chi ha fiducia in me, appunto, non penso che debba dire che io sono stupida, un genio, queste cose qua, però. Vabbè, sto facendo un giro, un capitombolo che non c'entra niente, c'entra solamente che perché io non voglio, io non mi vado a chiedere consigli più agli altri, o tantomeno che gli altri mi consiglino, perché è vero, io chiedo poi non faccio, metto mai in pratica, perché se metto in pratica la mia meningia è quella che non si concentra più di tanto su quello che deve fare, ma su quello che vuole ottenere, ed è sbagliatissimo, lo so. È sbagliatissimo, non deve accadere mai così. Deve essere l'effetto contrario, l'esatto contrario. Tu devi mettere in pratica e poi se riesci potrai ottenere. Giusto. È quello che io una volta non riesco a fare. Voglio mettere in pratica quando non riesco e poi faccio un netto casino nero. Già. Ed è per questo che, ragazze, è difficile per me tante volte mettere in pratica. Perché non sto qui a dire il perché e per come, anche lì se entro nei dettagli poi la gente mi critica. È vero, c'è tanta gente qui che non sta bene con la mente, ma c'è anche tanta gente, come si dice, mente sana in corpo sano, anche tanta gente sana che sa il suo fatto o il fatto suo, come si suol dire. Io non voglio allungare troppo i tempi, però questo è, ragazze. Cosa voglio dire con questo? Che non mi interessa di parlare troppo male di me stessa, ma neanche di autocriticarmi o altre cose, però non voglio neanche entrare troppo nei dettagli del perché, del per come, a cosa mi riferisco, perché l'ho già detto in passato. Non voglio aprire troppe ferite dentro di me, psicologiche e fisiologiche, perché di cosa si tratta? Appunto, non ve lo voglio rivelare. Chi vuole vada a vedersi il video, che se riesco, se mi ricordo di mettere il Draw My Life o altri video in cui ne parlo, perché non posso lavorare, ve lo metto qui linkato nell'info box o anche nelle schede di informazioni, perché non posso lavorare, ecco perché non posso lavorare, e lì vi dico il tutto. Chi vuole capire già capisce cosa voglio dire. E chi vuole invece che io mi deprima non ce la farà mai. Ma non, io non parlo di tutti quelli che me lo dicono, però mi dispiace, ma io a sto punto cercherò di metterlo in pratica, anche se a volte non ci riesco, però ci proverò. Se non ci riesco, ciccia. Pazienza, non vuole nessuno. Appunto, come dite voi, fai quello che ti senti. Appunto, farò come mi sento io. Però se poi un giorno deciderò di metterlo in pratica, sarò
sarà tanto meglio. Per il momento, come si suol dire, come diceva Reporter Diamante, che anche lei so che lei è brava e simpatica. Nulla, è vero, lei si sentirà un po' presa per i fondelli, però mi dispiace, ti prego, perdonami. Sarò stupida, sarò stronza, quello che vuoi, ma in questo momento non so se riuscirò a metterlo in pratica o cosa, però, cara reporter diamante, amica mia, sono indecisa, ragazze. Lo voglio mettere in pratica, però non ci riesco. Perché ho visto molte ragazze che dicono che loro si scrivono le cose, ma ho sentito a proposito di mettere le cose in pratica. Io non voglio copiare da nessuna, però ho sempre continuato come tipo Matilde Baldi, ecco un'altra, Matilde Baldi, che non è che si appunta le cose sul quaderno, sì, si appunta. E voi direte, ecco, appunto sì, no? Aspettate, non ho finito. Si appunta le cose, ma non solo per YouTube. È che ho sentito dire che, non, che se l'appunta, ma non si appunta il discorso. 3-4 parole in croce, ma il resto va a braccio. Perché per lei è una passione, non è un lavoro. Lei lavoro, credo e penso che ce l'abbia già. Io lavoro, non ce l'ho e non credo di poterlo ottenere perché. Forse o credo per fortuna e per mia anzi ancora più fortuna io il mio lavoro anche io non ho un proprio lavoro non so se lo posso dire perché poi magari mi lincia alcune persone mi dicono cose vabbè diciamo che ho un piccolo stipendio che non dico da dove lo ce l'ho perché se volete andate a vedere appunto, vi rimando sempre al link di informazione, schede di informazione, dove dicono ecco perché non posso avere un lavoro. E lì, perché non posso lavorare, e lì vi spiego tutto. Quindi, se volete, ve lo guardate, se no, non lo so, decidete voi. A voi la libera scelta. Comunque, io un piccoletto lavoretto ce l'ho, ovvero non faccio niente, aiuto in casa, faccio la casalinga, però per cose vie dette cose come si può dire? Sì, ragazze, per motivi personali, ma anche motivi che non sto qua a dirvi perché oramai ve l'ho già detto in altri video, in altre sezioni di video, in altre tematiche di video, appunto. Non posso omettervelo perché sarei ripetitiva, ecco il motivo. E quindi se volete guardatevi quel video appunto e tutto ciò cosa volevo dirvi? Sì che preferisco prenderlo più come un hobby YouTube che non come lavoro ecco cosa volevo dirvi per non girarci troppo attorno come faccio di solito preferisco di più dirvi al sodo le cose per non stare qui ore e ore appunto ragazze vi dico già che YouTube sarà una passione per me e non mai un lavoro. Mai sia lo diventasse, ma ho i miei dubbi perché mi piace molto solo come hobby. Se qualcuno si presenta o qualcuno per fare una collaborazione, non dirò mai di sì. C'è di no, scusate, non dirò mai di no. Collaborazione che sia make-up, che sia make-up tra YouTubers, che non lo so mai. Perché Stefania, il canale della Polettina, me l'ha chiesto: vuoi collaborare con me? Io gli ho detto sempre di sì. Però le aziende non lo so perché. Non lo so, devo ancora un po' decidere. Perché prima di tutto le aziende sono sempre un po' come un vero e proprio lavoro. E io non è che mi voglio far prendere quello che già ho io di mia fortuna, di mio gruzzoletto. Per un social che io tanto non ho neanche, non so se può dire, la partita IVA per esempio, io non mi interessa lavorarci. È vero, YouTube potrebbe essere un lavoro buono per me, una buona entrata, ma se a me non mi interessa, perché devo per forza metterci l'impegno di fare
casini qua sul web. No, preferisco essere una cosa va a braccio e anche come va, se non va pazienza, ragazze. Però io ho chiesto mille volte consigli. Ah, ecco, Reporter Diamante doveva aiutarmi sulle inquadrature o sulla location. Quindi va bene, se mi vuole aiutare bene, se no pazienza. Se no prenderò spunto da una casa colori, che l'ho vista anche lei come fa delle belle inquadrature. O anche Orinta, un'altra youtuber, che ciao, la saluto. E anche lei fa video come le altre che fanno, tipo Emanuela P. Emanuela P anche lei fa video tipo pulizie motivazionali. Orinta, una casa colori, Emanuela P, e tante altre. Mentre per il make-up potrei prendere esempio da Deborah Stopazzolo, anche da Clio Make-up, che è la prima che ci ha aperto le porte della bellezza del mondo del beauty per quanto riguarda internet. E poi sì, perché è stata lei la prima a essere una beauty guru. Prima è stata in America e poi, dopo tanto tempo, è riuscita a rientrare in Italia. Comunque, a parte questo, lei è stata la prima a aprirci le porte per fare video su YouTube. Quindi dobbiamo ringraziare solo Clio se siamo qui. Già, poi che le guardava le beauty guru americane in America. E adesso lei è la prima beauty influencer italiana. Vabbè. Io all'inizio non seguivo Clio Primis, quindi seguivo Gloria Fair e mi pare anche Gna Petta, se non erro, sì, Mia Cellini, però intanto mi sono trovata benissimo a guardare tutto questo youtuber. E niente, ragazzi miei, questo è quanto. E se ragazzi, si è fatta una certa, come si dice a Roma, ovvero, aspettate un attimo, scusate. È quasi ora che devo mettere le mie goccine del collirio per gli occhi, quindi vabbè. E niente, quindi se vi va, seguitemi su Instagram come youtuber, Melania_Bassotto. E se volete, seguitemi anche su TikTok e su Facebook, ok? Fatemi sapere con un commento. E seguite appunto le schede di informazione. Man mano che riuscirò a pubblicare questo video, o se no vi metterò direttamente, come si dice, il link diretto a tutti i video che vi ho citato, ok, che vi ho appena menzionato, come si dice, non lo so se può dire citato o menzionato, quel che è, comunque, insomma, ci siamo capiti, penso, e spero almeno. Da niente, bene ragazze, io devo salutarvi. Mi congedo da questo video e ci vediamo appunto al prossimo video, che sia riccio, make-up, pulizia, la spesa, quel che è. Basta che ci divertiamo su YouTube senza combinare troppi guai. Come ho avuto purtroppo, ahimè, peccato, vabbè, in passato, ma queste cambiamo, voltiamo pagina che è meglio. Ok? Non direi proprio. Non ho avuto brutto scontro, però ne parleremo in un altro momento, se ne parleremo. E se no, volto pagina che è meglio, vabbè. Ciao ragazze, like, commento, brave, sezione garbatamente, come dicono le Martinos, però io preferisco dirlo di conto io. Se prendete la sezione commenti, commentateci appunto, attivate la campanella e iscrivetevi se attivate la campanella. Ciao! Zombie apocalypse.